Buonasera, ancora una volta il Centro d'Arte San Vidalo CAI Veneziana ospita nelle sale della Scoletta di San Zaccaria una prestigiosa mostra collettiva, questa volta intitolata L'arte tra maschere e colori del carnevale. Gli organizzatori, la Promarte di Roma, ha voluto così rendere una sorta di omaggio al carnevale veneziano, inserendosi poi nel titolo temporale che va dall'inizio del carnevale stesso fino ad un certo punto del periodo. Gli artisti si sono quasi tutti attenuti a questa direttiva, diciamo, di titolazione, mostrando parti di Venezia, chi maschere, chi soggetti inerenti più al pensiero del carnevale piuttosto che al carnevale visivo o veduto. Addirittura c'è chi si è spinto verso l'astratto, quasi rifuggendo dalla titolazione. La cosa però non deve stupire, perché se andiamo a ben vedere, il carnevale non è solamente un'apparizione di un essere che si maschera, che nasconde se stesso, ma è anche una sorta di tumulto interiore. Ora, il tumulto interiore può essere verificato in diverse maniere e declinato in altrettante diverse possibilità artistiche. Quindi abbiamo artisti che ci sono recati nell'inconscio, che hanno palpitato, di queste palpitazioni hanno dato visione attraverso le loro opere. La mostra, come ho detto alla presentazione del vernissage, ha una qualità veramente notevole. Gli artisti si sono dimostrati all'altezza dell'onere che spetta a loro nel voler praticamente mostrare ciò che il carnevale vuole far vedere. Però siamo di fronte spesso, come ho già detto, a delle variazioni sul tema. Ci si punta spesso sulla qualità, e anche questa volta la qualità, come ho detto poco fa, è ottima, è una qualità superiore alla media, sia per pensiero quanto per declinazione. Abbiamo voluto, assieme agli organizzatori, presentare questa mostra in una serata assolutamente notevole per Venezia, e cioè l'inizio delle feste carnascialesche. Ci siamo riusciti? Io penso di sì. Penso che questa mostra debba, nel suo contesto, nel suo complesso, essere vista come veramente un grande omaggio alla stagione carnascialesca veneziana. Questo carnevale, che ormai dura da oltre 1000 anni, uno tra i più antichi del mondo, e che opera in sé come operava nel passato. Tra l'altro bisogna sempre ricordare che, per esempio, nel secolo ultimo della vita della Serenissima, molti conventi erano fatti luogo di feste e di pensieri carnevaleschi, e probabilmente anche in questi muri, tra queste sontuose sale antichissime, si saranno svolti dei festini, delle feste, come si usava allora al tempo. E queste spesso sono state mostrate alla storia attraverso i quadri, per esempio, del Canaletto e del Guardi, se non altri. Citiamo i due più grandi vedutisti del Settecento, i quali hanno avuto la funzione di testimoni di un tempo che stava per scomparire, di un tempo in cui Venezia ormai era giunta al suo termine fatale di grande impero commerciale e culturale. Tuttavia rimane
nella storia la possibilità di avere una visione di ciò che era e di ciò che è stata. Auguriamo a questi artisti la più grande soddisfazione di questa mostra, perché veramente lo meritano. Meritano di essere conosciuti, di essere visti e di essere anche giudicati, se non che il giudizio sarà sempre soggettivo. Tuttavia l'arte non è arte se non rappresenta qualcosa che viene sempre dall'interno, dall'anima di chi la fa e successivamente da chi la riceve, cioè dal fruitore.